Mi hai fatto chiamare, Caligola? Sì. Volevi dirmi qualcosa? No. Scusami. Sono distratto e ti ricevo male. Discutiamo da amici. Ho bisogno di parlare con una persona intelligente. Crea, credi che due uomini che si assomigliano per carattere ed orgoglio possano parlare sinceramente tra loro almeno una volta nella vita, come se fossero nudi l'uno davanti all'altro, spogliati d'ogni pregiudizio, d'ogni interesse particolare, d'ogni necessità di mentire? Penso di sì, Caligola, ma credo che tu non ne sia capace. Hai ragione. Volevo solo verificare se la pensavi come me. Rimettiamoci dunque la maschera. Riprendiamo a mentire. Parliamo come se stessimo duellando, tenendoci in guardia. Crea, perché non mi ami? Perché in te non c'è niente da amare, perché a queste cose non si comanda, ed anche perché ti capisco troppo bene. Non si può amare in un altro ciò che si cerca di nascondere in se stessi. E perché mi odi? Qui ti sbagli, Caligola, io non ti odio. Io ti considero dannoso, crudele, egoista, vanesio. Ma non posso odiarti perché non ti ritengo felice. E non posso nemmeno disprezzarti perché so che non sei un vile. E allora, perché mi vuoi uccidere? Io amo e desidero sentirmi sicuro. E la maggior parte della gente, come me, non è in grado di vivere in un mondo nel quale la più folle fantasia può introdursi nella realtà in un attimo, come una lama nel cuore. Neanch'io voglio più vivere in un mondo simile. Preferisco essere padrone di me stesso. È una contraddizione. È vero, non è logico, ma è sano. Continua. Non ho più niente da dire. Non voglio addentrarmi nella tua logica. Ho un'idea diversa sui miei doveri di uomo. E so che la maggior parte dei tuoi sudditi la pensa come me. Tu sei scomodo per tutti. È naturale che tu debba sparire. Tutto questo è molto chiaro e legittimo. Per la maggior parte degli uomini sarebbe anche logico. Non per te, comunque. Tu sei intelligente e l'intelligenza si paga cara o la si rifiuta. Perché vuoi rifiutarla? Perché ho voglia di vivere e di essere felice e credo che le due cose non siano possibili se si spinge l'assurdo fino alle estreme conseguenze. Io sono un uomo come gli altri. Per sentirmi diverso da loro, io arrivo talvolta ad augurarmi la morte di coloro che amo. A desiderare quelle donne che le leggi della famiglia o dell'amicizia mi proibiscono di desiderare. Per essere logico, allora dovrei uccidere o possedere. Ma queste sono fantasie senza alcuna importanza. Se tutti si lasciassero andare all'idea di realizzarle, noi non potremmo più vivere né essere felici a questo mondo. Ed ancora una volta ti dico che questo è quello che conta. Allora credi in qualche idea superiore? Io credo che alcune azioni siano migliori di altre. Io credo che siano tutte uguali. Lo so, Caligola, ed è per questo che non ti odio. Ti capisco e ti do ragione. Ma sei scomodo e devi sparire. Molto giusto. Ma perché dirmelo a rischio della tua vita? Perché altri verranno al posto mio. E perché non mi piace mentire. Crea. Sì, Caligola? Credi che due uomini che si assomigliano per carattere ed orgoglio possano parlare sinceramente tra loro almeno una volta nella vita? È quello che abbiamo appena fatto. Eppure non me ne credevi capace. Avevo torto. Lo riconosco e ti ringrazio. Adesso aspetto la sentenza. La sentenza? Ah, sai di che si tratta? Sapevo che era in tuo possesso. Sì,
e la tua stessa sincerità era simulata. Ma non fa niente. Smettiamola con questo gioco della verità. Torniamo a comportarci come prima. Crea, questo scritto è l'unica prova. Sono stanco di questa recita grottesca. La conosco troppo bene, non mi va di assistervi ancora. Aspetta! È l'unica prova, non è vero? Non hai bisogno di prove per far morire un uomo. Lo so. Lo so. Ma per una volta mi voglio contraddire. Non dà fastidio a nessuno. Ed è così bello contraddirsi di tanto in tanto. È così riposante. Ed io ho tanto bisogno di riposo. Non ti capisco. Tutte queste tue complicazioni non mi divertono. Certo, Crea, certo. Tu sei un uomo sano. Non desideri niente di straordinario. Vuoi solo vivere ed essere felice. Soltanto questo. Credo sia meglio farla finita. Non ancora. Un attimo di pazienza. Facciamo conto che senza questa prova io non possa mandarvi a morte. È una mia idea. E la trovo riposante. Bene. Ora guarda. Guarda cosa valgono le prove nella mano di un imperatore. Lo vedi? Congiurato? Brucia. E mentre questa prova va dissolvendosi, una luce di innocenza si spande sul tuo viso. Che bella fronte pura che hai, Crea. Come bello un innocente. Come bello. Ammira la mia potenza rivoluzionaria. Nemmeno gli dèi possono restituire l'innocenza senza prima punire. E al tuo imperatore basta una fiamma per assolverti e incoraggiarti. Continua, Crea. Porta fino in fondo il magnifico piano che mi hai esposto. Il tuo imperatore ha bisogno di riposare, di vivere ed essere felice a modo suo.